anche che questa conversazione abbia per oggetto la prassi della preghiera di effusione. E la grande effusione della Pentecoste sulla Chiesa riunita sotto la guida spirituale di Maria. È bene che noi guardiamo a questo evento così importante per la vita della Chiesa, perché la nostra prassi della preghiera di effusione sia centrata nello Spirito e perché non corriamo il rischio di quanto è detto nel profeta Geremia: maledetto l'uomo che compie l'opera di Dio con negligenza. Siamo ministri di Dio in quest'opera meravigliosa qual è l'effusione dello Spirito. Riteniamo così acquisiti gli elementi teologici, cristologici, pneumatologici ed ecclesiali che riguardano la preghiera di effusione. Riteniamo ugualmente acquisito il contenuto della preghiera e il valore della preghiera di effusione. Soltanto con questa precisazione: l'effusione per me è un mistero. È Gesù che fonde il suo Spirito per via extrasacramentale, ma l'effusione comporta un rivoltamento nella vita di una persona. Sono belle e sempre attuali le parole di Didimo il cieco, che Padre Gio ci ha ricordato: è un'irresistibile irruzione dello Spirito nella vita di una persona, causa di cambiamento di vita, di profezia, di altri doni celesti. E causa della contemplazione, cioè del gusto della bellezza della verità divina. Una descrizione veramente bella, centrata, forse la più bella definizione dell'effusione dello Spirito. Però sono gli effetti che vengono esplicitati da Didimo, ma l'essenza di questa effusione non ci è dato di conoscere con precisione, perché entriamo nel mistero di Dio. Tutto questo deve impegnarci ad assolvere bene questo compito di essere fratelli umili, strumenti di Dio nell'effusione dello Spirito. Tutto questo deve creare in noi sentimenti di profonda umiltà, di grande carità, di collaborazione con lo Spirito Santo che da Cristo scende nel fratello e deve toccare per rinnovare tutta la sua vita. E allora fissiamo alcuni punti pratici, lasciamo da parte tutto ciò che è teorico. Come va fatta la preghiera di effusione?
L'argomento è importante perché non abbiamo dei libri che hanno codificato un modo di agire, e perché in tanti gruppi l'esperienza che ce lo insegna, si procede alla preghiera di effusione con molta superficialità, si procede in maniera non consona e non c'è un ugual modo di procedere nei diversi gruppi. Io ho tante esperienze in proposito, ci sono forme diverse, modi diversi, ed è bene che noi abbiamo delle linee, almeno delle linee comuni in alcuni punti che non possiamo disattendere. Ecco il perché di questa conversazione. Possono differire i modi di procedere, ma alcune linee portanti debbono essere davanti ai nostri occhi perché possiamo collaborare con Gesù per l'effusione dello Spirito nei nostri fratelli. Incominciamo con un primo punto: su chi noi dobbiamo pregare. È un interrogativo che spesso ci viene dai diversi gruppi. Si compiono i seminari nello Spirito, siamo quasi alla vigilia della data fissata per l'effusione, ma il pastorale non sa chi è degno, chi è meno degno, chi può essere ammesso, chi non può essere ammesso. E allora dobbiamo avere un testo davanti. Chi deve essere ammesso? Chiunque ha sete dello Spirito. Dobbiamo noi accorgerci, prima di procedere all'effusione, durante le preghiere che si fanno quando si tengono i seminari, dobbiamo accorgerci e dobbiamo misurare la sete dei nostri fratelli. Chiunque desidera ardentemente di ricevere lo Spirito, costui è un fratello su cui bisogna pregare. Prima nota: desiderio ardente, sete di ricevere lo Spirito. Diceva Gesù, 7 Giovanni 37-39, chi ha sete venga a me, chi ha sete venga a me e beva. Fiumi di acqua viva scaturiranno. E intendeva parlare dello Spirito che egli avrebbe dato. È la condizione che Gesù esige da noi, per cui avere sete di ricevere lo Spirito. Questa sete è dono dello Spirito. Nessuno può desiderare di ricevere lo Spirito nell'effusione senza che sia lo stesso Spirito a mettere questa sete nel cuore del credente. Però questo non basta. Bisogna che la persona sia adatta a ricevere. Ecco perché si fanno i seminari. Una persona, cioè, che sia preparata a ricevere l'effusione dello Spirito. I seminari si fanno per questo motivo. Dice l'Apostolo: nemini, dico in latino, cito, manus impossueris,
non imporre le mani molto presto sulla persona che lo chiede. Per cui bisogna riflettere sulla preparazione della persona. Sì, è vero che la sete già denota una preparazione, però la persona deve comprendere quello che va a fare. La conversione del cuore è la migliore disposizione. Anche questo è dono dello Spirito. La prima effusione dello Spirito è la conversione. Quando abbiamo il desiderio di vivere una vita nuova, quando abbiamo l'orrore del peccato, quando vogliamo vivere secondo il Vangelo, questa è la migliore disposizione, e cioè è lo Spirito stesso che indica: questo fratello è preparato. Per cui sete dello Spirito, conversione e un po' di istruzione per sapere quello che la persona fa. Non è detto che lo Spirito sia legato a queste disposizioni. Lui si può effondere dove vuole e come vuole. Gli atti ce lo dimostrano. In Samaria, ad Efeso, nella casa di Cornelio, lo Spirito Santo scende. Ricordo la mia prima effusione, se permettete. Avvenne nel maggio del 1975, poi quella regolare la ricevetti a Roma nel corso di preparazione nel settembre dello stesso anno, ma la prima effusione mi fu data da Fred Ladenius, ricordo il 5 maggio 1975. Premetto però che da 4 mesi io desideravo ardentemente di incontrare uno che mi desse l'effusione. Ne avevo sentito parlare, nutrivo dentro il mio cuore un desiderio ardente, pregavo il buon Dio che creasse un'occasione, e l'occasione venne questo Fred Ladenius. Il cardinale mi mandò da lui per vedere cosa facesse e poi riferire, ma io sentii in quel momento che era l'occasione propizia, e anziché osservare quello che diceva, quello che faceva, mi misi in fila per ricevere l'effusione. E così, a 1 metro di distanza, sentii una grande gioia. Poi mi accostai a lui, mi mise la mano sulla testa, sentì come un lampo guizzare dentro di me, dalla testa ai piedi, come una saetta di fuoco, e mi congedò. Va, sarei al centro di un grande numero di amicizie. Radunerai molte persone attorno a te. Mezzo minuto dirò. Ecco, un modo, diciamo, personale di dare l'effusione, un modo di ricevere l'effusione. Però parlai lingue dopo, per cui l'effusione crede che sia stata efficace, perché sentii quella gioia straordinaria, tanto che mi mise a ridere per la gioia, poi quella saetta di fuoco che mi attraversò dalla testa ai piedi, poi quella profezia di congedo, per cui credo che sia stata efficace. Mezzo minuto, senza seminario, senza niente.
per cui lo Spirito Santo può fare quello che vuole, ma per quanto stai in noi dobbiamo procedere con ordine. Ci sono tre forme di dare l'effusione. Noi preferiamo quello a piccoli gruppi. C'è una forma più ecclesiale, cioè quando si dà collettivamente l'effusione, sebbene le mani si impongono su ciascuno di quelli che sono destinati, sono stati messi in elenco per ricevere l'effusione. In precedenza si fa il discernimento su ognuno, poi tutti gli eletti si presentano all'altare, si invoca lo Spirito Santo su di tutti e poi uno, due, tre fratelli vanno ad imporre le mani su ciascuno. Anche questa è una forma buona, ma non è quella che noi scegliamo, quella che noi adottiamo nei nostri gruppi. Mi pare che tu hai ricevuto in questa forma e cadde per terra perché ricevette il riposo nello spirito, fu una bella effusione, però fu in questa forma collettiva. C'è una forma individuale ed è la comunità che si raduna, però è una persona che impone le mani. Nel mio caso c'era una comunità riunita attorno a Fred Radenius e lui imponeva le mani. Anche questa forma può essere buona, però non è quella che noi suggeriamo, anzi diciamo che questa forma va evitata. La forma che noi usiamo è quella di piccoli gruppi, 3-4 persone scelti dalla comunità, perché il luogo dell'effusione è la chiesa, la comunità. Qui il valore ecclesiale dell'effusione non è un atto privato, è un atto ecclesiale. È Cristo che nella chiesa, piccolo gruppo, effonde il suo spirito rispondendo alle preghiere dei fratelli. Questo non dobbiamo dimenticarlo, è un atto ecclesiale, ha una dimensione ecclesiale, l'effusione che noi diamo nei piccoli gruppi. E allora, quando noi abbiamo preparato i fratelli attraverso il seminario, quando ci accorgiamo che il fratello ha desideri ardenti di ricevere l'effusione, quando è sufficientemente convertito, cioè deciso a cambiare vita, quando ha una certa istruzione ricevuta nei seminari, allora noi ammettiamo questo fratello all'effusione. Per chi non dobbiamo pregare? Ecco qui, i nodi vengono quando ci sono persone sulle quali non è bene pregare. Per legarci alle scritture possiamo scegliere il testo di Prima ai Corinzi, vediamo se lo trovo, pare 6, orientativo per noi. Cominciamo. Non si possono ammettere maghi, fattucchieri, che abbiano esercitato questa professione, anche che vogliono ricevere l'effusione dello Spirito, anche che dicono di voler mutar vita, non diamo l'effusione subito, se non dopo molto tempo, ma non diamo l'effusione. Nella tradizia apostolorum di Ippolito, siamo sul finire del secondo, inizio del terzo secolo, la disciplina della Chiesa romana era questa: i maghi e i fattucchieri non potevano ricevere il battesimo
se non in articolo mortis. Questa è la disciplina della Chiesa, perché si supponeva che fossero in legame col diavolo, come in realtà molte volte è. Per cui vanno esclusi tutti quegli individui che abbiano praticato magia, soprattutto se è magia nera, occulto satanico. Tutti questi vanno esclusi, anche che vogliono ritirarsi della loro magia e dei culti satanici. Ci vuole molto tempo di prova prima di assodare l'effettiva conversione e l'effettiva preparazione a ricevere lo Spirito. Ancora un'altra categoria: quelli che frequentano maghi e fattucchieri. Si tratta di frequenza di maghi e fattucchieri. Se questa presenza perdura, non bisogna metterle all'effusione. È una categoria da escludere: i frequentatori di maghi e fattucchieri. Nessuno può camminare su due strade. Quando ci accorgiamo che una persona viene al seminario, ma contemporaneamente va dalla cartomante, oppure pratica radiestesia, oppure va dietro gli oroscopi, tutte queste persone non vanno a messa. Ancora, tutti quelli che praticano arti mantiche, chiromanzia, eccetera, poi oroscopia, pranoterapia di terzo grado, tutti questi non vanno ammessi. Per cui bisogna essere molto attenti ai maghi, fattucchieri, frequentatori di maghi e fattucchieri, e coloro che sono dediti alle arti mantiche. Tutti questi vanno esclusi. Una seconda categoria: gli immorali, ossia quelli che hanno delle deviazioni morali, né effeminati, né sodomiti, dice qui la scrittura, né persone che vanno dietro il sesso o hanno così manomesso la loro vita morale che ormai sono schiavi di abitudini inveterate e non accennano, anche con la buona volontà, ad uscire da queste cattive abitudini. Tutti questi vanno messi in quarantena, cioè vanno provati per lungo tempo. Soltanto dopo potranno essere ammessi all'effusione. Ma se noi notiamo queste deviazioni morali, siccome gli immorali non possono ereditare il regno di Dio, dobbiamo essere molto attenti a queste devianze, perché possono inquinare il gruppo. C'è una terza categoria: se con l'effusione queste persone di cui parlo vengono a far parte del gruppo, non conviene dare l'effusione. Sono nell'elenco i maldicenti, cioè coloro che seminano discordie nelle comunità. Se vi accorgete che ci sono persone le quali dicono male di tutto e di tutte, che hanno l'abitudine di mettere discordia
in comunità, che si sono inquinate del peccato di abominio, dice il libro dei Proverbi, sei sono le cose che Dio odia e la settima l'ha in abominio, chi sparge sangue innocente, eccetera, eccetera. Poi la settima, chi semina discordia tra i fratelli. Per cui coloro che per professione incorreggibile sono elementi di discordia, seminano zizzania, dicono sempre male, non possono stare con la bocca chiusa, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Queste persone, se con l'effusione debbono far parte del gruppo, debbono essere escluse. Questo ve lo dico per esperienza, per cui bisogna stare molto attenti a queste tre categorie di persone: o persone dedite alla magia, alle arti mantiche, o che sono su quella sponda, o le persone immorali che praticano immoralità, hanno delle deviazioni morali e non accennano a convertirsi, pur essendo addolorati dei loro peccati, pur volendo uscire dalle loro abitudini. Poi i mormoratori di professione, i seminatori di zizzania di professione, tutte queste tre categorie di persone vanno bandite. Questo per il bene dei nostri gruppi. C'è la questione adesso dei neurolabili. Neurolabili. Ci sono persone depresse. Persone depresse. Poi ci sono persone disturbate. Qui il discorso è così, è delicato. Sappiamo che con l'effusione normalmente, a meno che non ci sia una grazia particolare, non si guarisce nessuno e non si libera nessuno. Per cui tante volte ci si riunisce in consiglio e dice, diamo l'effusione, con l'effusione lo aiutiamo a guarire dalla sua depressione, dalle sue angosce, dalla sua neurolabilità. Non è vero. Non si aiuta nessuno con l'effusione a uscire da questa depressione. Bisogna che si proceda alla preghiera di guarigione prima di dare l'effusione. Tantomeno se una persona è disturbata. Quando noi avvertiamo dei disturbi seri, non passeggeri, di persone che hanno da fare col maligno, quando ci accorgiamo soprattutto di qualche presenza nefasta in una persona, non possiamo dare l'effusione. Sarebbe molto pericoloso dare l'effusione. Il maligno potrebbe approfittare e simulare dei carismi e dare per dono di Dio quelli che non sono doni di Dio. E confondiamo le idee. Per cui normalmente chi è disturbato dal maligno, seriamente, chi ha delle presenze malefiche, non deve essere ammesso all'effusione. Se prima non passi per una serie di preghiere di liberazione ed eventualmente di esorcismo. Chi è depresso, angosciato, bene, se è leggermente depresso, leggermente angosciato, può anche ricevere l'effusione, perché nel dopo effusione può essere aiutato dai fratelli
e anche perché, siccome nei nostri gruppi ci sono molti neurolabili, dovemmo escluderne la metà. Scusatemi la... Bene. Scusatemi. Ecco. Però si guarisce, perché con la preghiera, con la vita comunitaria, quando la psiche non è compromessa da una dissociazione, e allora noi possiamo anche dare l'effusione, perché la comunità è comunità terapeutica. Ma quando c'è un fatto dissociativo, e allora bisogna stare molto attenti a dare l'effusione, bisogna prima fare preghiera di guarigione, una serie di preghiere di guarigione, e poi dare l'effusione. Per cui finché non c'è un fatto dissociativo, bene, date pure l'effusione a quelli che presentano delle neurolabilità. Sono neurolabilità leggere che con l'effusione, con la preghiera di gruppo, possono essere superate. E ho visto così praticamente tante persone così poco disposte che hanno ricevuto l'effusione e poi a poco sono pieni di Spirito Santo, che fanno onore ai nostri gruppi. Questo è il primo punto: chi deve essere ammesso, chi non deve essere ammesso. Secondo punto: il gruppo orante. Gruppo orante. Chi deve pregare? Non chiunque, non il primo venuto. Dovrebbe essere il gruppo pastorale a pregare, coadiuvato da coloro che hanno un ministero, o il ministero profetico, o il ministero di intercessione, oppure un altro ministero necessario al gruppo. E allora dovrebbe essere il pastorale coadiuvato da quelli che esercitano un ministero a dare l'effusione. Comunque un gruppo ben assortito comporta l'affiatamento innanzitutto, l'affiatamento necessario, ossia entrare in comunione. Per cui un gruppo che non è affiatato, o dove non c'è un elemento che non può entrare in comunione con gli altri fratelli, e allora quel gruppo non è valido. Il gruppo deve essere in comunione, prima esigenza. E deve essere un gruppo qualificato, dove ci sia un minimo di discernimento, un minimo di intercessione. Non può mancare chi esercita il discernimento, non può mancare chi esercita l'intercessione. Meglio ancora se c'è il profeta o qualcuno che abbia il dono dell'apertura biblica, tanto meglio se c'è qualcuno che abbia il dono delle guarigioni. Molta attenzione nella scelta delle persone che debbano comporre i singoli gruppi. Saper distribuire le persone in modo che in ogni gruppo ci sia chi discerne nella luce dello Spirito, chi interceda, abbia il dono dell'intercessione, possibilmente il profeta o chi abbia il dono dell'apertura biblica, e poi il misericordioso, chi ha il dono della guarigione, chi ha il dono dell'autorità quando si tratta di casi particolari.
comunque il gruppo deve essere bene assortito e un gruppo in comunione. Ma non è qui, non è basta la scelta. La scelta va fatta nello Spirito Santo, va fatta dal pastorale. Non deve essere soltanto il coordinatore a dire tu e tu, no. Deve essere concordati insieme in preghiera. Ma la prima preghiera della comunità va fatta sul gruppo orante. Noi sogniamo fare così, ma crede che sia bene che in tutti i gruppi si faccia ugualmente. La prima preghiera va fatta sul gruppo orante. È tutta la comunità che deve pregare sui gruppi oranti, perché gestiscono questo munus a nome della comunità. E nella comunità che Cristo effonde il suo spirito. È tutta la comunità che è in preghiera perché gli elementi che Dio ha inviato ricevono lo Spirito Santo. E tutta la comunità chiesa in preghiera che deve pregare per quelli che sono deputati a questo delicato ufficio. Mi è successo un fatto increscioso, un caso unico, ma ve lo voglio raccontare, è un caso limite. Facevo un esorcismo e incontrai una presenza. Mi domandai: quando sei venuto qui? Nel momento dell'effusione. Come? Come? Eh sì, io domandai un dono al fratello che mi dava l'effusione. Il fratello disse: io non ho né oro né argento, ma ti do quello che ho. E c'ero io. E sono sceso in questo fratello, in questa creatura. Era un fratello che aveva uno spirito cattivo. Ti do quello che ho. Aveva lui, aveva simulato e danneggiò quella persona. Dio buono ha voluto che questa presenza fosse subito espunta e che quella persona ritornasse tranquilla, in preghiera, a vivere la sua vita carismatica. È un caso limite. Questo deve dirci l'attenzione che dobbiamo avere nella scelta delle persone. Che siano persone libere, perché possiamo anche trasmettere qualche cosa di nostro. Una persona che è dominata da vizi, da sentimenti, di astio, di rancore, può condizionare negativamente una persona durante l'effusione. Ecco perché noi preghiamo sul gruppo orante per creare il vuoto, creare il vuoto. Non perché siano caricati di carismi particolari, no, per creare il vuoto, ossia lo svuotamento di tutti i sentimenti umani, lo svuotamento dell'orgoglio, della presunzione, ossia creare il vuoto spirituale in modo che questi fratelli oranti siano canali aperti, canali liberi attraverso cui lo spirito scenda nel fratello su cui deve scendere attraverso la preghiera di effusione. Per cui la preghiera, prima, scelta di persone adatte, preghiera sul gruppo orante, con l'invocazione dello Spirito,
da parte di tutta la comunità. E soltanto dopo questo gruppo si riunirà e prima di pregare deve fare la verifica della presenza di Cristo in mezzo a loro. Il gruppo deve verificare che è Cristo in mezzo a loro. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Soltanto quando hanno verificato la presenza di Cristo in mezzo a loro, nella carità che li unisce, nella preghiera che scorre tra di loro, nell'unione fraterna, allora possono procedere all'effusione. Ma prima che verifichino la presenza di Cristo, che è l'unico che dà l'effusione, l'unico che fonde il suo spirito, non bisogna procedere alla preghiera di effusione. Chiaro tutto questo? Allora, scelta oculata degli oranti. Oculata degli oranti. Preghiera sul gruppo orante, il quale gruppo orante, prima di procedere, deve verificare la presenza di Cristo. Come si verifica? Cioè, Gesù non è che si manifesta, sono qui, però quando il gruppo, siamo quattro, ci mettiamo insieme, preghiamo, sentiamo l'affiatamento che c'è, sentiamo che la preghiera corre e non inceppa. Anticamente si diceva la preghiera corre, la preghiera inceppa. Avevamo questa sensibilità. Allora, il punto in cui la preghiera si inceppava, quella persona si tirava indietro, oppure si faceva una preghiera su quella persona perché fosse un canale libero. E allora si nota la presenza di Cristo quando c'è gioia, pace, amore, ci sono i frutti dello Spirito. Allora Cristo è presente, sono i segni della presenza di Cristo Signore. Andiamo adesso come pregare, terzo punto, abbiamo visto su chi pregare, chi debbono pregare e poi come pregare, come si prega. Qui non si danno regole fisse perché la preghiera e quella suggerita dallo Spirito. Però una certa linea bisogna averla, a meno che lo Spirito non faccia diversamente. Come bisogna pregare? Primo atto, accoglienza del fratello. L'accoglienza gioiosa del fratello. E per questo è che il gruppo orante avere grande umiltà e grande carità. Dovrebbero pregare in ginocchio davanti al fratello, perché quello è il privilegiato di Dio. Debbono pregare Cristo perché accolga questo fratello e gli dia il suo spirito. Questo è l'atteggiamento interiore. E allora la prima cosa che bisogna fare è accogliere questo fratello con gioia, come Cristo ha accolto noi. Ecco, l'accoglienza ha molta importanza. Mettere a suo agio il fratello, perché tante volte succede, questo per esperienza, il gruppo orante è un gruppo che dei giudicanti sono là impancati, come ti chiami, chi sei, chi non sei, cosa vieni a fare. No, non è questo il clima. Clima di accoglienza in umiltà e carità, in modo che il fratello sia messo a suo agio. Poi coinvolgere il fratello nella preghiera. Non deve stare lì, scusatemi la parola, come un salame in attesa di ricevere l'effusione, no. Deve essere coinvolto nella preghiera. E il fratello, il primo orante,
in mezzo agli altri oranti. I fratelli debbono agire in maniera tale da coinvolgerlo, farlo sentire uno di loro, perché lo Spirito scenda su di lui. Per cui deve essere il coinvolgimento nella preghiera del fratello effusionando. E debbono lavorare su questo, perché il fratello si apra e i fratelli insieme con noi oranti preghi Gesù perché dia il suo Spirito. Elementi importanti sono il discernimento degli spiriti, per cui il discernimento o il discernitore non deve mancare. Il discernitore non è colui che indaga sulla persona, ma è colui che riceve la luce di Dio e lo comunica ai propri fratelli, perché il discernimento è comunitario. Però c'è uno che capta più facilmente, o attraverso la parola di Dio o attraverso una luce particolare, la situazione in cui si trova il fratello e qual è la volontà di Dio nei riguardi del fratello. Il discernimento non è un giudizio. Il discernimento è un dono dello Spirito. E quando lo Spirito ci dà una notizia sul fratello, ci dà la verità sul fratello, ci dà anche la carità. Non si dà mai la verità senza la carità. Questo è discernimento. Quando io sono a conoscenza dello stato del fratello, ma contemporaneamente non sento un amore grande, immenso per il fratello, quello non è dono dello Spirito, è un dono che viene da altra fonte. Perché tre sono le fonti da cui proviene la notizia: o da Dio, o dal maligno, o da facoltà nostre di percezione. Quando il dono viene da Dio, allora è connesso con la carità, perché Dio è luce e amore. Questo è il segno sicuro che quella notizia ci viene da Dio. Quando non c'è l'amore, quella notizia viene o da noi o dal maligno. E bisogna stare molto attenti. Anche i maghi e i fattucchieri indovinano. Ecco. Anche il maligno sa la nostra vita e può comunicare. Per cui molta attenzione in questo. In genere Dio non rivela mai le cose brutte del fratello, ma rivela i bisogni del fratello. E se rivela qualche carenza nel fratello, è tanto l'amore che infonde nel cuore che il fratello orante, con grande amore, si rivolge al fratello, alla sorella, e fa recepire quella parola da Dio, che viene da Dio, per cui non si hanno delle reazioni negative. Quando c'è una reazione negativa, segno che non si agisce da parte di Dio. Bisogna stare molto attenti anche in questo, perché ci sono gli indagatori, gli giustizieri. Tu hai fatto questo, questo, questo e questo. Tu ti trovi in questa condizione perché hai combinato questo, questo e questo. Tutto questo non viene da Dio. È un servizio di amore che noi facciamo, un servizio di amore. E il buon Dio, anche quando ci fa capire qualche cosa, ce lo fa capire con grande amore e ci mette tanto amore nel cuore da subissare nell'amore quel fratello
il quale si scioglie in lacrime e recepisce da Dio quella luce. L'uso della Bibbia, bisogna usare la parola di Dio, non fidarci delle nostre parole, delle nostre intuizioni. Sì, anche queste valgono, è la parola interiore che ha il suo valore, ma ha più valore la parola scritta, quelle che anche Dio può suggerire durante la preghiera, se abbiamo il dono dell'apertura biblica, se abbiamo il dono della indicazione biblica, se abbiamo un profeta in mezzo a noi o eventualmente una rivelazione biblica. Comunque usare sempre la parola di Dio, non deve mai mancare l'uso della parola di Dio. E stare attenti ai testi che vengono. Perché? Perché sono quelli che rivelano il destino carismatico della persona. Bisognerebbe sempre annotare i testi che vengono dati in profezia, perché lo spirito non si smentisce mai. A 10 anni di distanza noi verifichiamo che quei testi dati durante l'effusione erano testi indicativi dei doni, dei carismi, dell'attività della persona. Per cui sono testi preziosi quando non sono dati a casaccio, con presunzione, ma quando vengono chiesti a Dio dalla comunità orante, soprattutto quando c'è qualcuno che abbia l'indicazione biblica o l'apertura biblica. Andiamo adesso alle imposizioni delle mani. Noi facciamo tanti arzigogoli per legittimare le imposizioni delle mani, che è eritonia, che è estesia, eccetera, eccetera. Imposizione delle mani dentro il santuario, imposizione delle mani fuori del santuario. Però è vero che con l'imposizione delle mani trasmettiamo. È inutile che noi ci illudiamo. Trasmettiamo. Non è un semplice gesto di carezza, non è un semplice gesto di invocazione, ma la carica divina passa attraverso le nostre mani. Non è una consacrazione, non è un potere che noi conferiamo, ma è la carica divina che passa per le nostre mani. E il canale deve essere libero, perché questa grazia di Dio si affonda e non si inquini. Per cui imponiamoci le mani. Possiamo imporle tutte le mani nel momento in cui invochiamo lo Spirito, ed è bene che la imposizione sia comunitaria, oppure può soltanto uno attorno, non sempre lo stesso, uno a turno imporre le mani a nome di tutti. Ma l'invocazione dello Spirito va fatta da tutti, da colui che chiede la fusione dello Spirito e dagli altri fratelli oranti. Uno oppure tutti, meglio, impongono le mani. Adesso vediamo gli effetti, l'esperienza. Sotto le nostre mani possono verificarsi degli effetti, le reazioni che possiamo notare nel fratello che riceve la preghiera di effusione. Può ricevere un'effusione fortissima, istantanea, con reazioni anche fisiche. Grande gioia, vampate di calore, pianto, sono segni così sensibili di un'effusione interiore.
Ma può anche verificarsi che la persona non senta nulla, ma non per questo non c'è stata effusione. Perché il Signore è libero di fare quello che vuole e poi ogni persona differisce da altra persona. Per cui noi possiamo avere un effetto immediato, visibile, possiamo anche vedere che non c'è nessun effetto momentaneamente, ma poi a distanza di un mese, due mesi, si verificherà l'effusione. Adesso lo vedremo questo, la verifica dell'effusione, che è la parte più importante del gruppo pastorale, che deve verificare se l'innesto è riuscito o non è riuscito. E allora le reazioni, si può avere una visione, si può avere un canto in lingue, si può avere una profezia, si può avere un riposo nello spirito. Qui bisogna stare attenti al riposo nello spirito, perché il cadere per terra può venire da tre fonti: o dallo spirito, o dal maligno che non sopporta la preghiera, o da una neurolabilità, un'emozione troppo forte. Qui ci vuole discernimento per comprendere se quel deliquio che subisce la persona, che può essere o una caduta o un deliquio, è un effetto, diciamo, che appartiene all'ordine statico. L'effusione di ordine mistico, la visione o il deliquio è di ordine statico. Questo per quelli che studiano teologia mistica. E allora possono verificarsi questi fenomeni, o visione o deliquio. Però il gruppo deve saper discernere se la visione è vera, non è fantasticheria, se quel deliquio o quella caduta per terra è un riposo nello spirito oppure procede da altre fonti. Sono i segni esterni. Oppure ci può essere una glossolalia incontenibile, succedeva ai primi tempi. Io ricordo che per 2 ore pregavo in lingue e parlavo in lingue per 2 ore consecutive dopo la seconda effusione. Anche qui fu un'esperienza. A Firenze, nei primi tempi, primissimi tempi, uno per 8 giorni parlava così e la moglie lo portò in ospedale. Appena arrivato in ospedale, tutto era finito, per 8 giorni. E lo raccontava a un altro, il quale si era lamentato che per 3 ore parlava in lingua. Lascia stare, che mio marito per 8 giorni. Io ne ricevetti da Masucci, una persona bella grassa, quello di Sant'Anna, Masucci. E io non mi piaceva, dice, io devo ricevere una fusione da questa, mi pare un'amata, mi pare. Ma comunque là, accettiamo delle mani di appena mi vide, disse Marco 16 14 seguente, che cosa vuol dire? E c'è tutti i carismi, ci ho detto, ma che significa tutto questo? Vabbè, comprenderai dopo. Poi, comunque, ho ricevuto l'effusione. Però questa aveva 2 bambine, una di 9 anni e l'altra di 6 anni. Questa aveva il dono della cardiognosi, soprattutto la piccola. Cardiognosi conosceva i cuori, è un dono del Signore. E allora si presenta un prete per ricevere l'effusione. E la bambina mette le mani, riceve il dono di cardiognosi. E allora fa così alla sua sorellina,
di 9 anni. Che dobbiamo fare? Parla alla sorellina, diceva. E allora quello fa sul coraggio e gli dice: sì, pre, certe cose non si fanno. Diventò di mille colori, cominciò a piangere e diede l'effusione, fusione meravigliosa. Era un dono che Dio aveva dato alla bambina, che era una profetessa, 6 anni aveva, e l'altro 9 anni. E le figlie della Masucci. Comunque, chiusa parentesi, sono donne di rivelazione. Che tempo abbiamo? Il guai è qui. E poi, chi si è visto, erba cresce, campa cavallo che l'erba cresce. Del resto è scritto che la parola di Dio è come un seme che o dorma o veglia, cresce per conto proprio. E noi ci avvaliamo di questa parola per dire: il Signore farà il suo corso. Invece bisogna sorvegliare. Ci vogliono, io direi così, alcuni mesi in cui questi fratelli siano accompagnati, perché nei primi mesi che si vede se l'innesto è riuscito, se l'effusione è efficace, aiutare i fratelli, perché nei primi giorni si cominciano a manifestare i carismi, le perplessità, i dubbi, gli attacchi del maligno. Ecco perché bisogna fare l'effusione e dopo l'effusione accompagnare il fratello per altre settimane, 4, 5, 6, 7 settimane, in modo da consolidare gli elementi che noi notiamo nell'effusione e corroborare il nostro fratello e poi immetterlo nel gruppo. E dispersivo, deleterio, immettere subito i fratelli effusionati nel gruppo grande senza curarsi di loro. Tante effusioni cadono, tante effusioni così si perdono perché non sono stati accompagnati. Ecco perché vi esorto caldamente a destinare un periodo dopo l'effusione di 2 o 3 mesi in cui i nostri fratelli siano accompagnati, corroborati, aiutati, e poi si penserà a immettere nel grande gruppo. Il tempo è passato, ma ci sarebbero da dire tante e tante altre cose in merito all'effusione. Ma questo è sufficiente, questo è sufficiente. Che il buon Dio dia ai pastorali il discernimento giusto e dia a tutti noi una carità grande per poter collaborare con lo Spirito per l'effusione dello Spirito stesso nei nostri fratelli. Spirito Santo, Gesù è presente ed effonde il suo Spirito. Amen. Alleluia.